Quindi secondo te c'è o non c'è un'emergenza migranti nel Ponente Ligure? Credo che sia opportuno valutarla realtà per realtà. È certo che non c'è in questa baia, non c'è Alassio, non c'è Laigueglia, non c'è adesso, non c'è mai stata. Dicevo prima, Alassio sicuramente non è una città rossa, non è una città sinistroide, è una città che ha sempre avuto un'identità politica ben definita verso, perlomeno a gran maggioranza, verso il centrodestra, verso gli ideali del centrodestra. Però è altrettanto vero che è stata una città che la cittadinanza, Lassina, è sempre stata esemplare in questo, perché i problemi si creano quando si è in due a volerli. Se una delle due controparti non li vuole, i problemi secondo me non si creano. E questo lo si dimostra con l'ospitalità, con l'accoglienza, con la normalità con cui si affronta un individuo, perché poi il vero simbolo, il vero gesto accogliente è rivolgersi a uno straniero come esattamente come ci si rivolge a uno che si conosce da 30 anni, da 40 anni. Parlare con lui e interfacciarsi con lui nella stessa identica maniera, nelle piccole cose, nei gesti quotidiani. Alassio è esemplare in questo. Ci sono Alassini, guardate le compagnie di ragazzi che hanno 20, 30 anni, ci sono ragazzi Alassini, ragazzi che arrivano di origini albanesi, di origini slave, di origini magrebine, in generale di origini di tutti i paesi dell'area mediterranea, senza nessun problema. Mai visto un problema di questo tipo, mai visto un quartiere o un ghetto, una cosa del genere. Mentre invece, per esempio, a pochi chilometri da qui, al Benga, vengono denunciati invece diversi problemi, tipo anche proprio dei ghetti. Albenga è una situazione culturalmente diametralmente opposta rispetto a quella di Alassio da sempre. Non essendo albenganese, non avendoci mai vissuto, la conosco in maniera marginale e il mio giudizio può rimanere questo. Io rimango sempre dell'idea che quando passo per la piana di Albenga per andare a prendere l'autostrada, per andare a lavorare e passo in mezzo ai campi, sono tutti stranieri quelli che lavorano, sono tutte persone che arrivano dall'area magrebina, diciamo a occhio, se si può, se è lecito, diciamo, questo tipo di identificazione. Cioè, ritengo che anche Albenga, per quanto ci possano essere dei problemi, sicuramente sono anche motore dell'economia di quel paese, che è un'economia basata, a differenza di quella di Alassio, molto di più sull'agricoltura. Allora, siamo a Savona, siamo qua con Mario Molinari, uno, diciamo, dei giornalisti più attivi e conosciuti appunto della città. E siamo. Grazie. Grazie. Ah, prego. Libera informazione, insomma. E io volevo chiederti, c'è questa emergenza migranti in Liguria, ma è davvero un'emergenza o non la è? Savona come sta rispondendo? Ma a me sembra che l'emergenza, francamente, proprio non ci sia, cioè che sia un falsissimo problema. Così forse una paranoia di qualcheduno che vede delle persone di colore circolare e pensa siano chissà quali criminali perché diversi da lui, ma devo dire che nel Savonese l'emergenza, tra virgolette, migranti è stata molto ben gestita, sono stati molto ben accolti, vengono inseriti anche per lavori socialmente utili, vengono istruiti con l'italiano, corsi di cucina, corsi di musica. Non è un problema, un'emergenza. Ecco, quindi c'è una buona gestione sia dell'accoglienza, ma a questo punto anche del post-accoglienza. Ecco, il posto accoglienza poi prende due strade, ci sono quelli che si innamorano dell'Italia e vogliono rimanere qui, e ci sono già quelli che fanno già i pizzaioli, per esempio, anche lavori più umili, comunque onestamente, ci sono quelli che poi invece raggiungono le loro famiglie nel nord Europa e quindi a quel punto il problema dell'accoglienza non si pone più. Ecco, e nel Savonese appunto i comuni sono tanti e questi migranti stanno cercando di dislocarli. Tanti sindaci sono contrari perché appunto magari sono località turistiche come Alassio o Loano, insomma. Cosa ne pensi dell'ordinanza per esempio emessa dal sindaco di Alassio sul certificato sanitario? Ah, penso che sia un'enorme vaccata. Prima di tutto, il dover presentare un certificato sanitario è qualcosa di umiliante per la persona, credo, quindi è sbagliata proprio in nuce. Seconda cosa, i migranti ad Alassio non credo diano più fastidio, ammesso che ne diano, che a Savona, che in qualunque altra località balneare turistica. Voglio dire, i cosiddetti VU Cumprà ci sono dappertutto.
i migranti ci sono dappertutto. Allora cosa facciamo? Ogni comune si ritira sulle proprie antiche mura per evitare le invasioni di chissà cosa? Ma la Liguria secondo te si sta dimostrando più solidale o più prevenuta nei confronti di questi migranti, di queste persone che stanno arrivando? Io credo che strutturalmente si stia dimostrando abbastanza solidale, anche se purtroppo notizie come quelle di Alassio fanno notizia, appunto, fanno titolo, e quindi i giornali ne scrivono, ne titolano, i giornalisti vanno a parlare col sindaco che spiega il perché, il suo perché no, fomentando delle paure che francamente come quelle sanitarie hanno, lasciano veramente il tempo che trovano. Ecco, qui a Savona per esempio quali sono i soggetti che principalmente operano per l'accoglienza dei migranti? Beh, mi viene in mente l'ARCI innanzitutto, mi viene in mente la Caritas, mi viene in mente la cooperativa Il Faggio e più altre cooperative minori. ARCI si è associata con la Caritas per aprire un centro di accoglienza straordinaria, un CAS, uno SPRAR, dove appunto i ragazzi, voglio dire, sono liberi, primo, sono istruiti, vengono istruiti, scappano da situazioni allucinanti che stiamo cercando di raccogliere anche in un documentario, e fanno una vita che è una vita buona, che è una vita ricca anche dal punto di vista formativo. L'arrivo e l'integrazione di questi migranti può essere un valore aggiunto comunque per noi italiani, secondo te? È ancora abbastanza presto per dirlo, perché i numeri sono piccoli e credo che lo potrà essere, questo sì. Per il momento l'emigrato viene ancora visto, il migrante, come vucumprao, come piccolo spacciatore, purtroppo dico. Perché? Dico purtroppo perché non è così. Allora, siamo venuti a Bonassola, al villaggio La Francesca, per incontrare la signora Giovanna che già qualche settimana fa aveva messo a disposizione la sua struttura per due donne e due bambini migranti. Inizialmente la signora si è rivolta, come appunto ora spiegherà meglio, a diverse autorità per dare questa sua disponibilità, ma non ha avuto risposta. Dopodiché, quando le sue intenzioni sono uscite sui giornali, c'è stata una polemica non banale. Allora, io vorrei che ci spiegasse dall'inizio come è andata questa cosa, signora Giovanna. Grazie. Molto semplicemente, all'arrivo della nave ai primi di maggio dei profughi alla Spezia, mi sono detta: vorrei avere la possibilità di ospitare una mamma e due bambini piccoli, perché penso che questi migranti, rifugiati, richiedenti asilo siano trattati non come persone ma come pacchi postali. Infatti, se arrivano, perché molte volte non arrivano, poi vengono smistati senza tener conto delle loro esigenze, della loro storia, dei loro drammi, e sono semplicemente numeri. Io ho la fortuna di vivere in un piccolo paradiso terrestre, come vedete qui, lontano da tutti, in un parco di 16 ettari, per cui le successive polemiche sono assolutamente pretestuose, e pensavo che offrire un momento di serenità a delle donne che noi non sappiamo cosa hanno passato, a dei bambini che non sono stati tutelati nella loro infanzia, mi sembrava il minimo. Così ho cominciato l'iter, che non è ancora concluso, perché pare che i privati non possano accogliere i migranti. Ho reso pubblica questa mia intenzione spinta dalla lettera aperta molto bella fatta dal presidente del Parco delle Cinque Terre in merito alla sua non adesione a un convegno a Marsiglia sulla Mediterraneo, in cui diceva: parliamo del mare e non parliamo di un mare che sta diventando tomba. Allora io semplicemente ho pensato: se le autorità, dal più piccolo al più grande,
fanno un pezzettino, i privati ne fanno un altro, magari riusciamo a non a risolvere il problema, ma a fare del nostro meglio. E questo ha suscitato questa scomposta, secondo me, pretestuosa e, lasciatemi dire, ignorante, ma ignorante nel senso di colui che dà giudizi senza aver individuato e studiato le cause. E mi riferisco alla manifestazione di Bonassola, di Lega, Fratelli d'Italia e forse Forza Italia. Io ho finito, reitero il mio invito. La situazione dei migranti in Liguria, a che punto è? La situazione dei migranti in Liguria, diciamo che mi pare sia stazionaria, nel senso che noi abbiamo avuto modo di visitare un paio di volte comunque la frontiera di Ventimiglia già i primi giorni e rendersi conto di una situazione al limite dell'incredibile, nel senso che comunque è una situazione già vissuta nel 2011, quindi al di là della sensibilità e del grande slancio umanitario dei cittadini che accorrevano lì da queste persone portando generi di conforto e comunque solidarietà, insomma anche questa volta io ho osservato la realtà fatta di un sindaco in balia di se stesso, con uno Stato e con una regione appena insediata assolutamente lontana da un minimo sentimento di passione, se posso usare questo termine, nei confronti di un tema così grave, così attuale. Ecco, per cui insomma è facile dire no, la politica non risolve le cose. Io credo che la società in cui siamo, anche parlando un po' al governo, guardando la Francia, a quei giorni lì di Ventimiglia, insomma ci consegna una situazione dove le cose non vengono gestite, lasciamo stare dal punto di vista umanitario, ma anche dal punto di vista diciamo logistico minimale, ecco, così per dire. Poi assisto anche a delle dichiarazioni o delle ordinanze di qualche mio collega sindaco, mi pare che sia di Alassio, insomma, che voglio dire alimenta una situazione, crea, dipinge, instaura un clima d'odio quando non c'è nessun motivo per farlo, perché al di là degli strali della Lega o di quant'altro, comunque la situazione va comunque gestita in un'ottica di solidarietà che ci deve essere, che c'è, che percepisco in tante persone. Io credo che comunque ci voglia l'impegno della politica a livello italiano, a livello di governo, per trovare delle risposte. Abbiamo visto che Renzi comunque in questi mesi, nonostante i soliti annunci, non mi pare abbia avuto dei modi e delle interlocuzioni fruttuose con il governo dell'Unione Europea, quindi anche lì comunque mi permetto di dire che è un'Europa che non ci piace, lo dico non soltanto, anche in questo caso qua, non soltanto per l'euro e per le vicende della Grecia che abbiamo conosciuto in questi giorni. Per tutto questo il governo italiano deve essere portatore comunque di uno spirito di sensibilità e di solidarietà che appartiene alla nostra storia e che deve essere messo in campo.